Ecco, è pronta la pomarola. La pomarola? La pepe non fa. Abbiamo fatto la ricetta la peperonata. È pronta la pomarola. Benvenuti. Ma... chiaramente, perché siccome la nostra ricetta sulla peperonata ha fatto un grandissimo successo, allora dovevamo far vedere anche il risultato, però, perché altrimenti... capito? Allora, prima di farvela vedere, noi riepiloghiamo la ricetta. Va bene? Ok. Allora, non importa, le balletti. Riepiloghiamo la ricetta. Allora, si sfrigge la cipolla. Poi, una volta che è sfritta la cipolla... tagliare tutto. Tagliare tutto. Peperoni. Certo, la peperonata. Poi le carote. Le carote. Le patate. Le patate. E poi... e poi ci si mette la passata di pomodoro, un pochino d'acqua. Vabbè. No, un po' deve essere pari a tutta la roba che c'è. Vabbè. L'acqua. Ah, okay. L'acqua la devi mettere a pari di tutta la roba, tutta che la roba che c'è. A pari. A pari. Ecco. Dopodiché le si mette sul fuoco e ci sta per delle ore. Non vi dimenticate di metterci, però, non l'abbiamo detto prima. Il sale. Il sale, sennò vi è sciocca. Ma no, ma avevo condimento che quello. Sciocco, che sciocco. Ma avevo quel condimento favoloso. Lui aveva la sua, sì, è vero, la ricetta segreta. La ricetta segreta, ma non era tanto salata. Era una ricetta segreta sciocca. Sciocca il suolo, ecco. E quindi praticamente. Ma scusa, ma ci vuoi stare solo te qui? No, ma no, ma no, vieni, ma vieni pure, stringiti come? E quindi, e quindi praticamente, insomma, se volete anche levare un pochino di... a volte fa un pochino come fa... un pochino di? Un pochino di, come posso dire, di acidino? Di acidino? No? Di acidino, ok. O che magari è un pochino... non mi viene. Se non ci metti lo zucchero. Bravo! Lo sapevo. Allora è veramente calavacciuolo, è come questo. Altro che calavacciuolo. Adesso facciamo vedere... il risultato, fa vedere mi casca sopra. No, mettilo già nel piatto. Ma mettiamolo nel piatto. E certo. Allora, guarda. Noi prendiamo la questo. Pappa. La pappa al pomodoro. Sai che poi dovremmo fare anche la ricetta, caro Fabri, della pappa al pomodoro. Sì, non l'abbiamo neanche mai fatta. Ti immagini come viene casa. Ecco, praticamente questo è il risultato. Ecco, è questa qui. Sembra un vomito. Aspetta, è questo. Siccome, ecco, mi sono un pochino sciambrottato, ecco. Eccola qui. E l'abbiamo vomitata per davvero. Per okay. Davvero. Perfetto. Questo è il nostro, la nostra peperonata. Quindi cercate di segnarvi quello che abbiamo detto. E qui? Anche qui. Ah, la procedura, tutto per riuscire a fare la vostra peperonata preferita a casa vostra. Ecco, parliamoci è chiaro. Semplice, è semplicissimo. Noi tutte fettine, misurate, PTP e PTP. Per il culo? Magari. Apri! Ok. A ecco posto, fatto. Vai. Ok. Non sei più buono di ieri. Secondo me è più... ah, cioè, perché è vero, la peperonata non è buona appena la fai, ma è buona, più buona il giorno dopo. Dopo una settimana poi, è fantastico. È andata male. No, è andata male. Va bene, allora ragazzi, io vi ringrazio, ragazzi, ragazze, donne, bambini, vi ringraziamo. Vecchi e giovani. Va bene. Ah, niente, fine. Grazie, buon appetito. Buon appetito. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ok. Ciao. Saluto ancora. Ciao.